Giancarlo, una regina di nome Filippa, che nonostante fosse due nazionalità diverse, andavano comunque molto d'accordo. Il loro ruolo era di distruggere i municipi di fuori, e questo ruolo gli aveva affidato il governatore perché credeva che siccome loro erano parzialmente immortali e non potevano morire, anche in caso di trappole. Però, se ci pensate anche voi, dopo un po' è noioso fare sempre lo stesso lavoro. Quindi un giorno decisero di organizzare una cosa, ovvero attaccare, come quelli dell'esercito normale, un villaggio normale per risorse o per trofei. Allora decisero di andare a dormire per attaccare il giorno successivo. Una volta riposati, si svegliarono e cercarono un piccolo villaggio da attaccare. Lo trovarono e decisero di attaccare per questo villaggio per risorse e cercare di fare almeno il 50% solo in due. Decisero di attaccarlo in due fronti per disperdere un po' le difese nemiche. La regina distruggeva qualche caserma e si occupava di qualche deposito d'oro, mentre il re con i suoi affidati barbari e attaccava le altre risorse dalla parte opposta. La regina, però, a un certo punto, vista la sua bassa salute, morì. E il re, disperato, cercava di distruggere le ultime cose, ma capì che non poteva fare niente. Stava cercando di distruggere l'ultimo estrattore di elisir, morì anche lui. E questa qui è la storia di il